Era un cazzo, vabbè. Allora, nuovo video da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, ma novum radio hominem habemus, spero che sia giusto, 5 anni di latino buttati al vento. Allora, un nuovo collega radioamatore, un'Italia Uniform 4, è in attesa del nominativo, recentemente ha superato l'esame e mi ha chiesto, ma senti, me la fai in antenna, una long wire per iniziare a fare un po' di radio, dagli 80 metri ai 40 metri, vuole anche la banda dei 60 metri. Allora, curiosando in rete, ho trovato un progettino simpatico che utilizza come ferrite per il balun quelle nel trasformatore di alta tensione delle televisioni, delle vecchie televisioni. E visto che ne ho un po', parlo di queste. È un po' un bordello tirarle giù, ma ci si riesce. Visto che ne ho un po', ho detto, ma proviamo a fare questa costruzione. Quindi praticamente un balun per l'adattamento di impedenza, il tratto aereo filare dell'antenna, se non ricordo male, di circa 16 metri, quindi abbastanza compatta. Ne ho trovati un paio di progetti che illustravano anche le modalità costruttive e i risultati dell'esperienza. Non tutti collegavano il sistema con dei piani di massa, con dei radiali. E quindi proviamo all'inizio senza radiali. Allora, guardiamo la realizzazione. Allora, questo è il balun per l'adattamento di impedenza, poi metterò in descrizione tutte le caratteristiche e lo schema e il link da dove ho preso lo schema. Questo potenziometro variabile sicuramente ha una resistenza non induttiva e dato che mi serviva una resistenza di valore pari all'impedenza del sistema aereo, ho detto impiego un potenziometro variabile e l'ho utilizzato altre volte. Collegato al nano VNA. Adesso facciamo l'inquadratura del nano VNA e vediamo le caratteristiche del sistema. Allora, come ho detto, ho collegato l'uscita, tra virgolette, del balloon al potenziometro variabile, che è questo qui. Benissimo. L'ingresso al nano VNA e vado a leggere i seguenti valori. Allora, l'SWR mi interessa relativamente poco, potrei anche toglierlo. Lo guardiamo magari dopo. Bene. Allora, nel campo di frequenza farà 1,5 MHz. Io ho fatto anche 160 metri. Potremmo accorciare, beh, tanto è tarato su una scala più grande, su un campo più grande, stimulus, start, facciamo 3 MHz. Perfetto. Allora, nel campo in esame, dai 3 MHz agli 8 MHz, quindi sono stato abbondantemente largo rispetto ai 40 metri. Abbiamo su tutto il mio campo in esame 49,8, facciamo 50, 50,2, 52, 53. Quindi posso dire che in tutto il mio campo in esame ho un'impedenza di circa 50 ohm. Ok, siamo a posto. Guardiamo l'SWR. SWR, che non è però importantissimo, trace sulla traccia 0, ok.
abbiamo il minimo rapporto onde stazionarie, qui circa, a 1,14 a 3650 kHz. E il massimo, vediamo un po', ci spostiamo. Diamo fine banda, a 7200 kHz di 1,28. Quindi direi che ci siamo perfettamente. Allora, cambiamo strumento e vediamo a quanto è impostato il valore del potenziometro. Nello schema, nel progetto che ho utilizzato come riferimento, si indica l'impedenza del sistema aereo di circa 400 ohm. Io il resistore l'ho impostato a 396,7, quindi 400 ohm. Spero si legga. Penso proprio di no, comunque crediamoci. Allora, terminata l'antenna, l'assemblaggio. Le parti sono molto semplici. Dunque, il contenitore col balun, il primo isolatore che andrà collegato al traliccio che opalo che sostiene il balun. Io ho predisposto qui questa sede per fissarlo al palo TV l'amico ha sul tetto. I 16 metri circa di elemento dell'antenna. E l'ultimo isolatore. Ovviamente arancione, così si vedono i piccioni non ci vanno a sbattere. Andiamo a montarla e poi la proviamo. Allora, installazione di prova fatta. Qui abbiamo un capo della long wire a circa 4 metri e mezzo da terra. Il percorso verso il traliccio. Eccolo qui. Qui verso il traliccio, la calata del cavo, entra dentro, si connette al coassiale che arriva al QTH. Passo attraverso l'accordatore, ma è escluso. Allora, iniziamo dalla banda degli 80 metri. Ho SWR 1.1 e impedenza 45, 44,945, quindi ci siamo. Ora passiamo nella banda dei 40 metri, back, recalc, 2, proviamo la banda dei 40 metri e a centro banda abbiamo 57 ohm e 1.2 SWR, sempre con accordatore escluso. Passiamo nella banda, si vede una roba. Passiamo nella banda dei 20 metri. Ok, banda dei 20 metri, direi che tocchiamo niente. Dai da mangiare alla scimmia e non stare a toccare niente. SWR 1,04, impedenza 52 ohm. Dei 10 metri un po' schiacciati in basso, ma perché volevo prendere tutte e due. SWR 1,7, un colpettino di accordatore, e in banda CB va un pochettino meglio, 1,5. Impedenza in tutti e due i casi 55. Italy Zulu 4, Victor Queen Sierra, QRP. Italy Zulu 4, Victor Queen Sierra, QRP. Thank you, my friend. Italy Zulu 4, Victor Queen Sierra, QRP. Italy Zulu 4.
59 for you, my friend. Thank you. Bye bye. QRP station. Bye bye. Questo è 40 metri, interessante. Serra Mike, stroke, Oscar Zulu 8, Italy Echo, stroke, Portugal. Italy Zulu 4, Victor Queen Sugar, QRP. Di questa, oddio, se non hai posto, se non hai spazio, sei un po' limitato, se all'inizio vuoi un po' provare tutte le bande, va bene. Ammetto che quando faccio qualche esperimento sulle antenne, è vero, non hanno guadagnati da impedenza 50 SWR1, però anche un carico fittizio ha impedenza 50 SWR1, è sempre la mia paura. Qualcosina ho fatto, ho avuto il piacere di collegare due stazioni in portatile, una in Svezia e l'altra in Polonia, soprattutto per quanto riguarda quella polacca c'era un bel pile up e sono riuscito a introfularmi sui 40 metri. Funziona, non è niente di eccezionale. E se uno deve fare... deve iniziare l'attività radio come questo collega, questo Italia Unifor 4, interrogativo, 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 e può andare bene. 73, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega.